Mettete un filo d'olio extravergine in una padella. Aggiungete un pugno di gamberetti sgusciati e fate soffriggere dolcemente. Tritate il prezzemolo e aggiungetelo ai gamberetti. Prendete il carciofo che avrete cotto a parte e lasciato raffreddare. Unite i gamberetti fra le foglie. Guarnite con pezzetti di pomodoro. Aggiungete la salsa di cottura dei gamberetti e avrete carciofi alla Barranco. Un piatto molto gustoso. Gustosissimo. Imbecille, ma come guidi? Bravo, bravo Vigai, lava per terra. Vigai? Scusa, Vigai? Mia figlia è già andata al mercato? Sì, signora Luisa, ha preso il furgoncino. E mio marito non è tornato? No, la bicicletta non c'è. Questa ecco, si prende da sola. Ciao. Ehi, Evelina, quando usciamo insieme? Quando la gallina canta la tosca. Arrivato lui, mettiti in fila che ci sto prima io. Diglielo tu, Evelina, che ti ho visto crescere. Sì. Che te posso servire? 4 kg di peperoni, metà gialli e metà rossi. Certo. Luisa! 30 bufale, 10 pezzi, grazie, fino a qui. 30 bufale? Molto in cucina, eh? Sì, ma che aspettiamo? Un reggimento? L'ordine del macello! Buongiorno, Luisa. Buongiorno, Gabri. Volete per voi? Ah, una lettera per Evelina. Grazie. Scappo, ciao. Grazie, ciao. Che avete stamattina? Tieni. Ah, grazie, ciao. Queste ricevute, tutto di forza, tutti, ma che è? Dai, Marcello, questo premio lo vuoi o no? Beh, se me lo date significa che me lo merito, lo voglio. Premio peperoncino d'oro come miglior cuoco dell'anno della costa a Marcello. Bravo Marcello! Bravo Marcello! Complimenti! Diamo questo riconoscimento al miglior cuoco di Spagna, a Fernando Barranco. Grazie. Uno chef a 3 stelle, un vero orgoglio per la città di Barcellona. Grazie. Ecco 3 stelle che brillano nell'Olimpo della cucina. Il comune di Barcellona ha l'onore di consegnare allo chef del Gardenia le chiavi della città. Eccole. Grazie. Prego. Ecco, bene, finalmente. Beh, finalmente mi hanno dato le chiavi di casa. Grazie, moltissime grazie. Questo premio ha un grande significato per me, davvero. Grazie. Lei è un grande artista, complimenti. Sì. Questo riconoscimento è un buon trampolino pubblicitario. Ha visto Herman? Ha fatto un ottimo investimento. Sicuramente, ma ora vedremo gli sviluppi, Michele. Vuole scommettere che adesso deciderà di ingrandire il Gardenia? Saranno altri soldi da spendere. Molte grazie. Complimenti. Ah, scusate. Sì, soltanto una cosa. Signore e signori, ho preso una decisione. Ingrandirò il mio ristorante. Voglio che ci sia posto per tutti. Grazie. Che avevo detto? Beh, che succede? A che punto sono i raggiolini? Arrivano! Tu tieni gli occupati. Papà, ma perché se la cuoca e mamma il premio l'hanno dato solo a te? Dai, il premio è per tutta la famiglia. Dai, forza, su! Ma guarda che non è vero, perché il sindaco ha detto per Marcello, il cuoco dell'anno. Pare che fai tutto tu? Polemiche? Non è tempo di polemiche, adesso è tempo di azione. Dai, muoversi, forza! Allora, 2 minuti, dico 2 minuti. Tra 2 minuti arrivano i raggiolini! Allassi il caffè per scatto da me! Mamma, tu lo sai quanto guadagna un chef professionista al mese?
Tu perché devi sempre litigare con tuo padre? Però tu rispondi, lo sai quanto guadagna? Perché vuoi che ne sappia, io sto sempre chiuso qua dentro. Te lo dico io. Guadagna 3.500 euro al mese. €3.000 non ci ho mai capito un granché, sono tanti? Eh sì, mamma, sono quasi 7 milioni delle vecchie lire. Però! Ehi, da quanti anni sono che c'è la trattoria? Dunque, sono 20 anni. 20 anni? Allora, fai il calcolo. 20 anni per 12 sono 240 stipendi. Che moltiplicato per 3.500 euro e si chiacchiera e da stamattina corre bu chiacchierate, forza, andiamo. So io come corri tu. A proposito, com'è andata la gara? Secondo. Bravo. No, secondo da dove la vedi? Scherzo, ragazzina, ricorda che tuo padre nel 72 al Giro d'Italia è arrivato 18esimo. Ma va, ma non me l'hai mai raccontata questa storia, lo non sai? Non solo, ma devi anche sapere. Sì. Ma mi sta piatto il culo, ti sono schionato tutto. Sarai capoccio. Però papà tuo c'ha le mani d'amianto, ci siete cascate. Dai, forza! Dai, muoversi! Andiamo! Nella confusione mi ero dimenticata che è arrivata questa per te. Sì, sì, un attimo. Mamma! Che c'è? Mi hanno presa per lo stage! Per lo stage? Cos'è lo stage? Praticamente mi daranno vitto e alloggio! Vado a lavorare nel ristorante con un grande chef! Dai! A Barcellona, in Gardegna! Ristorante di Fernando! Dai! Sei contenta? Mamma, no, aspetta. Leggi tu, vedi se ho letto bene, ti prego. Sì. Gentile Evelina Bruni, il Gardenia è lieto di accogliere nel suo staff come... Mamma, ti rendi conto? Non ci crede, è un sogno! Mi guardi che io mi commuovo. Davvero complimenti, Sandra. Vabbè, tutto a posto? Arriva subito la pasta, eh? Che c'è che non va? Dovresti essere contento. Lo so, però... Ma che ci fa Barranco con una come me? Che? Ma tesoro, ma hai tutto. Hai anche voglia di imparare. Sei bella, sei brava. Io lo so che sei brava, sai? Lo so, però tu dici così perché sei mia madre. No, io dico così perché è così. Anche se è giunto il momento che te lo dicano gli altri. E papà? Non mi ci manderà mai? Ci penso io. Scusi un momento. Evelina, prendi lo spumante nel frigo. Alla salute, ragazzi. Salute. Evviva. Cin cin. Fernando. Brindiamo a noi, al nostro futuro. Che cosa ci riserverà questo futuro? Abbiamo tutta la notte per parlarne. Nostra figlia vuole lavorare in un ristorante a Barcellona. Barcellona, Spagna? Ma che siamo pazzi? Ma perché, scusa, è grande, è brava. Vuole farsi apprezzare. Vabbè. Per farsi apprezzare c'è bisogno di una fare la cameriera ai spagnoli. Ma guarda che non va a fare la cameriera. Vado a fare l'aiuto di Fernando Barranco, il migliore chef del mondo, al Gardenia, il ristorante più famoso di Spagna. Beh, il migliore chef del mondo c'ha bisogno proprio di te. Vuole costruirsi un futuro, vuole. A Barcellona, non se lo può costruire qui. Se vuole sposare c'è Ricci che non aspetta altro. Ricci te lo sposi tu. Guarda che Ricci è uno solido, Quello c'è una lavanderia che va alla grande. Guarda che le donne, prima di sposarsi, vogliono realizzarsi. Realizzarsi in che? Vuole diventare una grande chef. Da sempre. Io voglio diventare uno chef a 3 stelle. Perché se vuole andare a Barcellona? Sei troppo piccola. Ho 24 anni. Senti, papà, tu a 24 anni già vivevi per conto tuo o sbaglio? Che sai, che c'eri te? Oh, Marcello, mamma. Poi era un'altra situazione, lo capisci? Poi lavoro da quando avevo 14 anni, facevo lo squatter in cucina io. Senti, papà, io già una volta ti ho chiesto di fare la scuola culinaria alberghiera e non mi ci hai mandata. Vero. Poi ti ho chiesto di fare un corso di cucina francese e mi hai detto di no. Ha ragione. Naturale. Adesso, finalmente, sono maggiorenne e decido io. Vado a Barcellona. Vada vai, viaggi. Vabbè, tanto nessuno me lo può impedire. Non alzare la voce. Alzato l'occhio. Che hai detto? Ho detto tanto nessuno me lo può impedire. Ah, no? Allora, se io per la prima volta nella mia vita adesso do una sberla... Papà, sono grande. Allora te ne do 2 le sberle, se non basta. Provaci.
Vediamo. Passata la fame, mi è passata. Marcello, se nostra figlia vuole partire, deve avere il diritto di farlo. Come? Punto. E virgola. Chi lo impedisce? Parti. Però io non ti do un centesimo, eh. Tanto i soldi non me li hai mai dati. Ah, già. E continuano a non darteli. Te li continuo a mettere in banca, come ho sempre fatto. Va bene? Va bene. Buongiorno, signora Luisa. Buongiorno, Ricci. Bella giornata oggi, bellissima, eh? Peccato per ieri, però. Perché? Che Marcello si è dovuto ritirare dalla corsa. Però ha fatto bene, secondo me. Quella, la salita del finale, era tosta assai. Ah, si è ritirato, eh? Ricci! I quando ne voi mi sente parlare napoletano. Ma perché si sente tanto? Ma accendo, ma per niente. Ma voi che fate, corteggiate la madre o la figlia? No. Io? Ma no, Marcello, non mi permetterei mai. Invece vi dovete permettere, perché quella Evelina non aspetta altro, vero? Anche ieri sera dice, ma questo Ricci non fa un passo avanti. Davvero? Ma avete mai sentito dire bugie? Mai. L'unico? Beh, vi dovete muovere, perché quella poi la preta fugge. Se ne fuie, se siete costretti a inseguirci, c'è il rischio che perdete la testa della corsa, eh. Ma io ho la bicicletta del furgone, Marcello, se volete possiamo fare un po' di allenamento. No, 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 meglio di no, andiamo a svegliare Evelina, andiamo, andiamo. Evelina, svegliati, ancora dormi? Sono andato già io al mercato stamattina all'alba perché se aspettavo te. Svegliati che c'è una sorpresa, indovina chi è venuto a trovarti. Evelina. Come non ne sai niente? Qui c'è scritto, mamma, ho seguito il tuo consiglio, parto, diglielo tu a papà Evelina. Ma scusa, che c'è scritto qua? Per mamma c'è scritto, allora non avevi nessun diritto di aprirla, va bene? Il telefono. Allora. Prego. Pronto, mamma? Pronto, amore? Com'è andato il viaggio? Bene, sono arrivata a Barcellona. Passami il telefono, dai. Hai mangiato? Fammici parlare. Tutto bene? Sì, tutto bene, sto bene. Da, passamela, è un ordine. Un momento. State già litigando, eh? Tuo padre ti vuole parlare, eh? Ciao, ciao. Evelina, dove sei? A Barcellona, papà, in un taxi. Passami il tassista. Perché? Perché gli dico che ti porti all'aeroporto e tu prendi il primo aereo e torni a casa. No, lei resta lì, non dire stupidaggini. No, papà, io resto qui. Vabbè, allora io ti blocco la carta di credito. La carta di credito te l'ho lasciata alla cassa, nel cassetto di destra. Ma non è una questione di soldi, qui è una questione di rispetto. Ecco, appunto, impara a rispettarmi pure tu. Pronto? Pronto. Ma che, ti ha attaccato il telefono? No, è caduta la linea. E se richiama, io per lei non ci sono, lei per me ha chiuso. Che ho una figlia io, mai avuto una figlia. Chi è sto barranco? Chi è sta gardenia? Lo stage? Ma certo, lei è la ragazza italiana. Sì. Bene, allora può anche cominciare subito. Cosa devo fare esattamente? Qui tutti fanno di tutto, eh. È il modo migliore per imparare questo mestiere. Siamo come una grande famiglia. Ti troverai bene, vieni. È sporco, devi pulirlo. Non lo vedi? Mm. Pedro? Vieni, vieni. Sì, signore. È l'italiana, sai. Lui è il capo cucina. Salve. Buon lavoro. Grazie, ma la valigia l'ho lasciata di là. Ehi, dove vai? Aspetta, aspetta un momento. Anche tu fai l'aiuto? Qui siamo tutti aiutanti. Aiuti, degli aiuti, degli aiuti. Quello è il capo del personale della cucina, Pedro. Se vuoi sopravvivere, devi dirgli sempre di sì. Ok. Italiana. Didier, è arrivata l'italiana. Ti dirà lui cosa devi Ciao. Fare. Ciao. Ah, era ora che arrivassi. Sono stufo di pelare patate. Adesso almeno mi puoi dare una mano. Sì, ma io sono l'aiuto dello chef. Mi dispiace, ma qui ci sono solo schiavi. Vedi? Quelle sono tue, ok? Sì, ma io sono l'aiuto di chef Barranco. Sì, vabbè, quando hai finito lava l'insalata.
questo errore? Da dove viene questo pesce? Non lo so. Lo dovresti sapere, no? Informati. E quello che cos'è? È pesce congelato. No, Miguel, mi dici che ci fa quel pesce congelato nella mia cucina? Devo attaccare. È un omaggio del nostro sponsor. Ringrazialo, ma la cella frigorifera mi serve per altre cose. Proprio non ti vuole entrare in testa, vero? Surgelati, no! Li devi accettare surgelati, sì! No! Sì! Dai, è solo un po' di pubblicità, che male ti fa? Non li puoi rifiutare, è un'offerta miracolosa. Ma io non ci credo ai miracoli. Beh, comincia a crederci, perché ne abbiamo bisogno. E questo dove lo metto? Mettilo qui. Va bene così? Sì, va bene, portaglielo. Più verso di lui, di più. Così. Ma no! Ma che è questa roba? Questo baccalà sembra di legno, fa schifo. Barranco, le donne non comprano il baccalà, le donne comprano te. Dai, ricominciamo, forza. Va bene, che schifezza. Sorridi. Sì. Un po' di gioia, dai. Ecco così, bravo. Ancora? Non ti muovere. Aspetta, aspetta un momento. Ma che c'è ancora? Fernando, sì. Dai, è naturale, mettici un po' più del tuo charme, eh? Va bene, andiamo avanti. Stavo qui, sì, no? Sì, stavi lì. Non ti muovere, eh? Sì, sì. Bravo. Allora, naturale. Che te ne pare, papà? Staremo a vedere. È attraente. Ma poco persuasivo. È intrigante. Ma non affidabile. No, grazie. Grazie. Guarda che tutte le donne vorrebbero avere in freezer un uomo come lui. Io lo terrei in cassaforte. Va bene, tutto quello che mi costa. Da scongelare in due minuti. Scusa. Tu dovevi stare attenta. Sei nuova, vero? Sì. Qui sei in pasticceria, dovevi entrare dall'altra parte. Ma che fai, li metti a posto? Altrimenti me li fanno pagare. Scusa, mi dispiace. Guarda che li fanno pagare anche a te. Come sarebbe me li fanno pagare? E muoviti, se Pedro ci vede ci fa la multa. Una multa? Se ci becca qui a parlare può farci una multa. Ma io sono qui per lo stage, lavoro gratis. Hanno fregato anche te con la storia che siamo una grande famiglia dove tutti fanno tutto. Sì, ma forse tu non hai capito, guarda. Io sto lavorando per Fernando Barranco. Sì, certo. Li vedi quei tipi laggiù? Quelli sono gli aiuti di Fernando. Se provi ad avvicinarti, ti tagliano la gola. Siamo tutti stagisti, lavoriamo tutti gratis. Fammi andare. Ma porcaccia la miseria. E mica è giusto. Guarda un po'. Sono dei bugiardi, però. Se sapevo di venire qui per tagliare l'insalata, non ci venivo a Barcellona. E allora perché non sei rimasta in Italia? Multa! Ma sto lavorando qui gratis. Sono per lo stage. Multa! Ma stavo raccogliendo l'insalata! Multa! Multa! E come si trova a Barcellona? Bene. Oddio, bene come se può stare bene fuori di casa. A nostalgia? Ieri sera per telefono piangeva. E beh, voglio tornare a casa. No, carina, gli ho detto. Hai voluto la bicicletta e mo pedala. A proposito, Ricci, pedala pure tu, che se no qui non si arriva mai, eh. L'ultimo che arriva al palo della luce paga il caffè! Taglia le zucchine più sottili! Multa! Mi hai fatto prendere un colpo. Ciao, io mi chiamo Ugo. Piacere, Evelina. Ah, italiana? Sì, e tu? Io sono tedesco. Ah. Stai già pensando di tornartene a casa? No, perché prima voglio incontrare Fernando Barranco. L'ho visto solo da lontano finora. Ecco gli stagisti. Salve, buongiorno. Vengono da tutto il mondo, Sofia. Se ti concentri bene, potrebbe apparire. Sì, vabbè, quando la smetterai tu di prendermi in giro, eh? Sono serio. Chiudi gli occhi, conta fino a tre e poi girati. Uno. Girati. Due. Salve. Sì, va bene. Beh,
Bel giardino, vero? Sì. Sai, Julieta ha una casa proprio qui nel centro di Barcellona. L'ha ereditata da sua nonna Delia. Ma è troppo grande per lei. Così ha deciso di dividerla. Noi andiamo a scuola di cucina insieme. Quale scuola di cucina? La grande scuola d'arte culinaria. Una scuola di arte culinaria? La migliore che ci sia. Tutti noi stagisti frequentiamo la scuola di alta cucina. Se non frequenti la scuola di cucina, nessuno ti prenderà mai nemmeno in considerazione. E resterai a pelare patate per tutta la vita. Ecco la nostra stanza. Quello è il tuo letto. E l'armadio ce lo dividiamo. Ah. Julietta, grazie. Benvenuta. Oh, ma lo sai che hai proprio una bella casa? Eh sì. Allora, per il bagno ci sono turni. Dalle 7 alle 7 e un quarto, oppure dalle 7 e mezza alle 7 e tre quarti. Ah, e chiuditi a chiave. C'è sempre qualcuno che prova a entrare. Chi? Loro. I fratelli Cafoni. Cafoni, Ugo. Cafoni. Cafoni. Anche loro frequentano la scuola di cucina. Vogliono diventare chef. In realtà sono a Barcellona per una cosa sola. Per rimorchiare. Ah. Esatto. E attenta, ogni volta di nazionalità diversa. Vogliamo fare il primo giro del mondo del rimorchio. Piacere, Ciro. Nicola. Piacere, Verina. E loro sono amici con i Toshi, orientali. Piacere. Sai com'è? Proprio gli orientali ci mancavano. Tu che ci fai da queste parti? Ad oggi abita con noi. Ah, perfetto. E sei sola, hai una sorella? Non so, un'amica, no? Perché? Perché io e mio fratello lavoriamo solo in coppia. E perciò cerchiamo le coppie. Vabbè, vedrò di farvene una ragione. Vabbè, noi dobbiamo andare. Il Grande Oriente ci aspetta. Massaggio con i piedi. E non so se mi spiego, eh. Certo che gli uomini sono proprio stronzi. Sì. A meno che non si innamorino di te. E come si fa a farli innamorare? Più o meno è come la Bella e la Bestia. Lei ama il mostro, rompe l'incantesimo e lo fa diventare un bel principe. E se una volta trasformati in principi non ti lasciano, anche tu diventi una bella principessa. Capirai. Tu ce l'hai il ragazzo? No. Non ho il tempo per pensare a un ragazzo adesso. Sono venuta a Barcellona per fare lo stage. Voglio diventare un grande chef. Su serio? Sì. Allora devi andare alla scuola. E costa tanto. Oh, figurati, ti spellano viva. Però ne vale la pena. E dove li trovo io i soldi per la scuola di cucina? Per il lavoro? Scusi? La stavo aspettando. Sì. Ecco i guanti di gomma. E questo è il tuo grembiule. Chef Patrice, il direttore, vuole che i pavimenti siano splendenti e soprattutto che non rimanga nemmeno un filo di polvere. Buon lavoro. Grazie. Pronto?
Ah, pronto, Evelina, tesoro? E com'è questo ristorante? Ciao, è bellissimo, mamma. Tutto a posto. E tu che fai? Io aiuto lo chef. Guarda, gli preparo tutto. Cucino con lui, pensa. Ah, ma ti fanno già cucinare? Sì, sì. Vabbè, chiaramente non tutto, però insomma, parecchie cose, ecco. Ah. E senti, com'è questo Fernando? Ti tratta bene? Sì, 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 benissimo. Tra l'altro anche molto simpatico. E poi, sai, mamma, la vita di uno chef a tre stelle è meravigliosa. No, guarda, no. No, qui c'è scritto che Teresa. No, guarda, aspetta un momento. No, lascia perdere. No, no, sono stufo. No, no. Dite al vostro re dei surgelati che non voglio. Non voglio. Io sono uno chef a tre stelle, non una top model. Tu sei uno chef pieno di debiti, sull'orlo della bancarotta, che rischia di chiudere il suo ristorante. Adoro il tuo ottimismo. Beh, senti, grazie al mio ottimismo, il re dei surgelati ti ha riempito di soldi. Sarai l'immagine pubblicitaria dei suoi prodotti e tu sarai ricco e felice. Ma io non sono felice, Miguel, non sono felice. Perché quella sanguisuga del tuo caro Herman. Già, il tuo sponsor? Si è preso l'80% del mio ristorante. Sì, ma tu continui a essere il direttore, tu hai la gloria e lui le spese. È un buon affare, no? Oh, altro che. Aspetta, aspetta. Sì. Dimentichi una cosa, sai? Sì. Vedi, se tu sposassi sua figlia, potresti riprenderti al 100% il Gardenia, capisci? Ma come immagini che io possa sposare sua figlia? Oh, ma tu stai sempre con lei, mi pare, no? Certo. Beh, queste cose in genere finiscono davanti all'altare. La gente si sposa, fa dei figli, mette su famiglia. Posso? Karin, vieni pure. Ciao. Le prime bozze dei manifesti sono una bomba, tesoro. Ah, sì? Guarda. Ecco, questa è la mia preferita. Hai un'aria così sexy, piena di promesse. Avreste potuto farmela in tanga? Andiamo, tesoro. Giappone, Russia, Australia. Andrà in tutto il mondo. Con una bella padella di baccalà in mano, eh? Contento? Oh, terrorizzato. Vuole dire che è una grande responsabilità a cui deve ancora abituarsi. Abituati, Fernando. Papà ha grandi progetti per te. Io ho grandi progetti per noi. A proposito, papà mi sta aspettando. Devo andare. Stasera non tardare. Agli ordini. Ciao. Ciao. Non uno di quei manifesti deve apparire in Spagna. Qui nessuno deve vederli, è chiaro? Almeno nel mio paese voglio salvare la faccia. Tranquillo, abbiamo una clausola nel contratto. E se pensi che faccia un calendario, scordatelo. Un calendario? Allora, che ha detto, Evelina? Dunque, questo al sale e si due arrosto. Il resto... zuppa di pesce, eh? Eh? Evelina, che ha detto? Dice che questo barranco è molto simpatico. Barranco è simpatico, ma lei dove abita? Con chi abita? Con chi dorme? Dice che l'indirizzo non è definitivo ed è inutile darcela. Intanto mi ha detto di darti questo bacetto così te ne stai più tranquillo. Il bacetto me l'ha dato te, però. Voglio sapere lei che vita fa. Hai fatto tanti. Italiana, manda tuo padre di lucidarla. Ciao, Evelina. Svegliati, andiamo a una festa. Ho gli inviti. Beh, veramente hanno invitato mia madre, ma dato che lei sta a Siviglia non ci può andare, ci andiamo noi. Dai, svegliati. No. Ci devi venire, ci accompagna Ugo. Ci divertiremo, si balla anche. Che è successo?
Che cosa è successo? Lavo i pavimenti, pelo montagne di patate. Sto raccontando un sacco di bugie ai miei genitori. Ecco che cosa è successo. Io ero venuta qui per fare uno stage con Fernando Barranco e invece lui non sa neanche che esisto nella sua cucina. Sai che cosa diceva mia nonna Delia? Quando sei un po' triste, mettiti il vestito più bello che hai e va a cercare gente allegra. Il problema è che io non ce l'ho il più bel vestito che ho. Ci sono quelli di nonna Delia. Salve, come va? Salve. Ciao, ciao, come stai? Bene, grazie. Chi è? È lo chef del ristorante Gazzetta. È il mio. Buonasera, Saverio. Tutto bene? Sì, penso che hai ragione. A Evelina farebbe bene distrarsi un po', grazie. La vedo così depressa ultimamente. Così negativa. Mi fa pensare a Schopenhauer. Anche lui pelava patate in un ristorante. Molto spiritosa. Bene, c'è un bel ambiente. Senti, io vado a fare un giretto. Ci vediamo tra due ore all'uscita. Come sarebbe? Vuoi mollarmi qui da sola tutta la sera? Mi hai chiesto di accompagnarti a una festa, non in prigione. Finalmente vi ho trovati. Stai benissimo. Sei un vero schianto. Che eleganza. Scusa, perché non ci vai a prendere da bere? Tra un attimo. No, adesso. Adesso. Come va con Ugo? Finora ha fatto l'intellettuale, però io non ho fretta. Sto aspettando il momento per... Non ti arrendi, eh? Mai. Perché sei lì qui? Vuoi bere qualcosa? Champagne, vino rosso? Del vino rosso. Vino rosso. Ma lo vedi? Grazie. Tieni, al piacere di conoscerti. Salute. Salute. Mi chiamo Ugo. È proprio un imbecille. Fa il cascamorto. No, aspetta. Aspetta. Bella festa, vero? Sai che diceva mia nonna Delia? Mai mollare l'osso quando è tuo. Non è la stagione migliore per andare. Sì, è vero. È fredda. Scusatemi un attimo, adesso torno, saluto una persona. Soltanto un momento, torno subito. Sì, questo pesce è fatto secondo una ricetta italiana. Si chiama... Aspetta... Non mi ricordo il nome. Il pesce all'acqua pazza. Sì, ciao. Sì, esatto. E lei sa perché si chiama così? Ce lo potrebbe spiegare? Perché... una volta i marinai cucinavano il pesce con l'acqua del mare. E siccome stavano tanto tempo lontani, si portavano soltanto un po' di aglio e del pomodoro. È un piatto molto semplice e molto saporito. Lei l'ha descritto molto bene. Io non avrei saputo fare di meglio, sa? Beh, io devo andare. Arrivederci. Aspetti un attimo. Un momento, permette? Le va di ballare? Volentieri, grazie.
Una piccola curiosità, se posso. Come mai conosce la ricetta del pesce all'acqua pazza? Lei è un'aspirante chef. Io? Sì. No. Ah. Perché? No, perché odio le donne che vogliono diventare chef. L'uomo crea e la donna cucina. Ah, sì. Sì, ma è un discorso lungo. Io mi chiamo Fernando Barranco e faccio lo chef. Lei è veramente bella, sul serio. Di bello a Barcellona. Di che si occupa? Lavoro e studio. Cioè, studio e lavoro insieme, sì. Ah, e che cosa studia? Arte. Studio arte. Arte. So che tra poco si inaugura un'esposizione molto interessante su Miró, organizzata dal Museo di Arte Contemporanea e dalla Fondazione Miró. Sì, veramente? Sì, sì, sì. Potremmo andarci insieme. Sì. Non so, magari la posso prendere uno di questi giorni. Sì. Ah, fragole con panna. Vuole? Grazie. Hai un po' di cioccolato? Sì. Oddio. Scusi. L'ho fatto apposta, mi scusi. Stai tranquilla. Dio. Non è niente. Scusi. Sì. No, mi dispiace, non volevo. Faccio io, venga. Sì, sì. Oddio. Non è successo niente di grave, stia tranquilla. Io vado. Mi scusi, vado non... un momento di là a pulirmi e torno subito. Io torno. Mi aspetti qui, d'accordo? Sì. Ma dove sarà Fernando? Non so. Miguel, in tutte le occasioni ufficiali io e Fernando dobbiamo arrivare insieme. È una questione di immagine. Siamo una coppia anche in società. Questo la gente lo deve sapere. Va bene. Karin, te lo vado a cercare. Saverio? Buonasera. Hai visto Fernando? Sì, era con una bella ragazza. Quella laggiù, vedi? Grazie. È incredibile. Ma che piacere vederti, tutto bene? Oh, salve, come va? Bene, grazie. Oh, finalmente, dov'è? Ah, ciao. Ma che ti è successo? No, non è niente. Miguel, scusa, hai visto una bella ragazza con un abito rosso? Era qui un attimo. Senti, fa. Adesso non è il momento. C'è Karin che ti aspetta. Andiamo. Andiamo. Sì. Sei sicura che non ti abbia riconosciuta? No, non sa neppure come mi chiamo. Meglio così, se viene a sapere che fai la sguattera al Gardenia, quello non ti rivolge più la parola. Pensare che fino a 2 minuti prima era tutto perfetto, c'era pure quella ma musica stupenda. E poi, come al solito, ho rovinato tutto. Ehi, svegliati, torna sulla terra. Tu gli hai soltanto rovinato la giacca. Ma che ci fai con uno come lui? Beh, insomma. E poi va a letto con la Shakari. È beato lui, no? Che vuoi essere? La prossima attacca sulla sua pistola. Quello lì cambia ragazza come i tovaglioli. Oh, basta, eh? Piantatelo, ok? Ehi, svegliati, Cenerentola. Guarda che questa non è una favola, sai? Anche se un po' gli assomiglia. La festa, il ballo. Il principe azzurro, la figo di mezzanotte. La scalinata, la scarpetta. No, la scarpetta, no, guarda che piede, avrà il 45. Stupido. Ridici un po' sopra. No, che non ci rido. Ho fatto una figura ridicola. Evelina. Senti, per quella storia che io e Nicola dobbiamo sempre fare con sorelle amiche. Vabbè, mica un obbligo. Ma che stai dicendo, Ciro? Ma come che dico? Se sei d'accordo per me anche adesso.
detto ancora niente. Avanti. Dico, senti, per quella storia che io ci ragazzo. Guarda che stai per barranco, quello già da dimenticata. Sì, una bella ragazza con i capelli neri, lunghi. Medi? No, lunghi. Sì, ma... No, 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 è che non so come si chiama. È una ragazza italiana. Sì. Ma dov'è il problema? Ascolta, prendete la lista degli invitati e cercate il nome di un'italiana, chiaro? No, no, non voglio un risarcimento per la giacca, no. Non me ne importa niente, me la devi ritrovare, semplicemente. Scusami, Pedro, ma è dentro una ragazza carina mai? È deprimente. Ti ho vista! Lo guardavi come fossi un cane bastonato. Stavi quasi per dirgli, ti prego, padrone, fammi una carezza. Vabbè, che c'è di male, scusa? Tutto. Tu non sai assolutamente niente degli uomini e di come possono rovinare la vita alle donne. Questo è vero. Guarda che tu sei qui per diventare uno chef, ricorda? Non per innamorarti di uno chef. È vero. Ai. Sono una stupida. Di venirci a trovare. Chef Darrell è una leggenda vivente. Nessuno sa preparare la paella alla valenciana meglio di lui. Salve, allora, nella paella metteremo delle vongole fresche, come potete vedere. Aggiungeremo anche delle cozze, dei gamberi sgusciati e poi qualcosa per decorare e per dargli un po' di colore. Molto importanti sono i peperoni che daranno un sapore speciale al riso. Per fare un buon brodo, partiremo sempre dal pesce bianco. Lei partecipa al mio corso? Dato in questo modo. Veramente no. Ecco, vedete? Allora non può stare qua. Lo so, ero venuta ad assistere alla lezione di Chef Darrell. Vede, il laboratorio è riservato esclusivamente agli studenti. Gli estranei non possono entrare. Per favore. Mi dispiace. Se ne devo andare. Chef Darrell, prosegua, per favore. Per oggi abbiamo finito. Per favore, pulisca ogni cosa e butti via tutto. Tutto. Ma non lo sanno che con questi avanzi si possono fare un sacco di cose. Poi li faccio vedere io. Cosa li combino? Piatto della serva. No, aspetti. Guardi, stavo giusto pulendo, adesso lo butto. Che cos'è? Ha un profumo notevole. È buono.
c'è qualcosa di diverso. Che cosa ci ha messo? Segreto. Mi dispiace per prima, ma avrei dovuto licenziarla. Senta, la prego, mi faccia assistere alle sue lezioni. Per prendere parte alle lezioni bisogna essere iscritti ai corsi. Lo so, io infatti lo volevo fare. Anzi, so che c'è un corso che comincia tra pochissimo. Ma lei non può farlo, non ha nessuna base. Ma io sono cresciuta in una trattoria, so già cucinare. Non è sufficiente saper cucinare. Per prendere parte ai corsi è necessario conoscere anche tutti gli aspetti tecnici. Lo so, però io imparo in fretta. Lei sa cos'è una brunoise, una demi-glace, una mirepoix? Questa è l'ABC della cucina francese. Ma qui stiamo in Spagna, a me non serve la cucina francese. Ma le tecniche sono tutte francesi. Non capirebbe una parola quando noi parliamo. Allora, guardi, mi dia delle lezioni private. La pagherò, io qui lavoro e magari le do metà del mio stipendio. Lei vuole pagarmi perché le dia delle lezioni private? Questa è buona, mia cara. No, no, Juan, l'abbiamo già fatta l'altra volta. Sì, prepariamo una Villeroy per oggi, sì. Certo, adesso vengo, a tra poco. Ma che fai? Ti scelgo il vestito per stasera, tesoro. Karin, io mi so vestire, mi sono sempre vestito da solo. E ora è tutto diverso, devi cambiare immagine. Sei tu la nostra immagine. Cosa ne dici di questa cravatta, tesoro? Ma io non metto mai la cravatta. Comincerai da stasera. Anzi, ne dobbiamo comprare delle altre. Karin, ascolta. No, così non va bene. Non ti preoccupare, hai solo bisogno di un po' d'organizzazione, ci penso io. Ma perché vogliono tutti organizzarmi la vita? Fidati di me, dai, vieni. Conquisteremo il mondo. Oh mio Dio, ormai parli come tuo padre. Ma lui è un vincente, però. Karin, ora ho da fare. Ma dove vai? Te ne vai sempre da qualche parte. Tu sai quanta gente lavora al ristorante? 40 persone. 40 persone? Hanno tutte bisogno di me. Ma questo non è più un problema, il ristorante è di mio padre ormai. No, guarda, il ristorante sarà anche di tuo padre, ma la cucina è ancora mia. Ok, ok, mi piace anche per questo, perché sei una persona responsabile. Comunque ne parleremo stasera. Ti aspetto, eh. Ehi, dove vai? Miguel, procurami una lista di tutte le gallerie d'arte di Barcellona. Oh, cerchi ancora quella ragazza. Sì, ma tu procurami la lista. Ma tu sai quante ce ne sono di gallerie? Più di 100. Certo, intanto vado al Museo d'Arte Moderna. Sì. Perché non assumi un investigatore privato? È una buona idea. Sì, e gli dici: senta, mi cerchi un'italiana molto bella, che studia arte. Come pista è un po' poco. Già. Sarebbe un caso difficile anche per Sherlock Holmes. Evelina. Evelina. Barranco ha detto a Miguel che sta andando al Museo d'Arte Moderna. Ciao. Ciao. Buongiorno. Che bella sorpresa. Sì, sì, che sorpresa, veramente. È una coincidenza incredibile. Sì, chi se lo sarebbe mai aspettato, già. Ricorda, dovevamo venirci insieme a vedere questa mostra. Davvero? Sì. Ah, che peccato però. Oggi è chiuso. No, è un vero peccato. Vabbè, sarà per un'altra volta. Ah, sì, certo, certo. Come no? Allora? L'altra sera è sparita e non sono più riuscito a trovarla. No, perché non sapevo dove mandarle la fattura della tintoria. Sì, è vero. Guardi, lei non sa quanto mi dispiace. Non sto scherzando. Grazie. No, non ci credo. Thank you.
Sono i suoi disegni? Sì. Me li fa vedere? No. No, sono soltanto degli schizzi, niente di, di bello da vedere. Ah, d'accordo, capisco. Beh, allora credo che dovremo tornare un altro giorno per vedere la mostra. Sì, certo. Ma nel frattempo potremmo andare insieme a bere qualcosa, c'è un bar qui vicino. Ok, volentieri, sì, certo. Bene. Sì. No! Che è successo? No, che sono veramente in ritardo, devo scappare. Magari ci vediamo un'altra volta, ok? No, ciao. Ma, se vuole posso accompagnarla io? No, no, non si preoccupi, oh, davvero, devo scappare. Le chiamo taxi? No, 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 taxi? Non so. Perché? Non ho sicuramente il tempo per prendere il taxi. È già qui? Sì. Quando ci rivediamo, allora? Prestissimo. La posso chiamare? La chiamo io. Arrivederci. Ciao. Ah, oh, Karin. Senta, si fermi, per favore, si fermi. Devo fermarmi qui? Sì. Ma è sicuro? Sì. Siamo appena partiti. Sì, lo so, grazie, ma io sono arrivata qui. Italiana. Fernando. Ah, sì. Chef Patrice deve capire che tu sei decisa. Non puoi arrenderti davanti al primo no. Lo devi convincere che vuoi andare alla scuola. Ciao. Ehi, ciao. Ragazze. Ciao. Ciao. Ho una bellissima sorpresa. Guardate cosa ho trovato nella biblioteca della scuola. No. Questo è Chef Patrice con i capelli lunghi. Sull'isola di White nel 1969. Senti, dai, ma era un hippie, era un figlio dei fiori. Ma che? A quanto pare cantava pure in un gruppo rock. No. Wow. No. Insisti che Chef Patrice sta per andare in pensione. Ribelle è sempre un ribelle. Ma voi ve lo immaginate con la striscioli in testa e i pantaloni a zampa d'elefante che suona la chitarra in mezzo agli altri. Non ho cambiato idea. Chef Patrice! La mia risposta è sempre no. Hai capito? Ormai non so più che cosa fare. Mi evita. Chef Patrice ha un tallone d'Achille. Il suo cane Paquito. Buongiorno, chef. Buongiorno. Ho portato delle polpettine di carne per il suo cagnolino. No, 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 non gliele dia, non ci è abituato. Gli fanno molto male. Per favore, chef. Mia cara ragazza, nessun ballerino può cominciare da una tripla piroetta. La cucina richiede allenamento e studio, passi lenti e graduali. Per questo si va a scuola di cucina. Le sue pretese mi fanno ridere. Ma perché? Solo perché sto cercando di migliorare. Ma, in fondo, anche lei è stato un figlio dei fiori, un hippie, e ha suonato in una band rock. E non si fida di una ragazza che vuole fare lo chef, solo perché non sono andata alla scuola di cucina. O si è dimenticato che anche lei non è mai andato alla scuola di cucina? Eh? Ma che c'entra? Io ero un genio creativo in cucina. Beh, anch'io lo sono. Se solo mi stessi ad ascoltare. E va bene, cosa mi vuole dire? Ok. Allora. Io vorrei cercare di creare il mio spazio. Thank you.
praticamente volatilizzata. Dove la cerco? Non so, non so più dove andare. Da uno psichiatra. Che? Devi andare da uno psichiatra a farti vedere. Senti, tra 2 settimane parti per il Giappone. Ti aspettano 3 mesi di interviste, conferenze, la televisione. Un mercato immenso ti sta spalancando le braccia. E tu che fai? Niente, non hai preparato nemmeno un discorso. Pedro, una bottiglia d'acqua, per favore. Arriva subito. Va bene. Tu? Sì. Porta una bottiglia d'acqua al signor Barranco. Dove? Nell'ufficio del signor Michele. Non posso. Non puoi? Perché? Ho finito il turno. Il turno? Stasera mancano 5 persone, tu sei ancora di turno, siete tutti di turno. Ho un appuntamento adesso, non posso. Se tu esci da qui non ci ritorni, sei licenziata. Andiamo, sbrigati, porta l'acqua! Di tempo a cercare una che non sai nemmeno come si chiama. Sì, è vero, ma è come se la conoscessi da tutta la vita. Insomma, Miguel, non riesco a dimenticarla. La devo trovare. E la troverò. Karin viene con te in Giappone. Karin? Non fare salti di gioia. Ti ho solo detto che tu e Karin rimarrete per 3 mesi soli soletti in Estremo Oriente. Già. È già finito il grande amore con lei? Non so, non lo so. Fallo durare almeno fino a stasera. Perché? Perché Karin verrà a cena con dei clienti per discutere alcuni dettagli del viaggio. Tu fatti vedere felice, innamorato e molto professionale. No, io non sono felice. Me ne vado a casa. Fernando... Bye bye. Ah, e in Spagna niente manifesti con il baccalà. Ho finite tutte in cella frigorifera. Ugo, ho dimenticato le mie chiavi a casa, mi daresti le tue per piacere? Le ho date a Julieta per farne una copia, chiedile a lei. Buonasera. Come sta? Bene. Ma che coincidenza. Sì, che sorpresa. Che fa da queste parti? Ero venuta per prenotare un tavolo, perché so che, insomma, ci vogliono dei mesi prima di averne uno, quindi... Oh, ma per lui non ci sono problemi. Questo è il mio ristorante. Venga. No, non posso, devo andare via, avanti. Veramente. La prego, entri. Per favore. Ma che sorpresa. Grazie. Prego, signora. Cos'è un menù degustazione? No, grazie, non ho molto fame. Sì, sì, ci penso io. Delle ostriche rosse con lamelle di tartufo. E Felipe, portami uno chablis. Grazie. Bene, ancora non mi ha detto niente di lei. Quanto tempo pensa di restare a Barcellona? Veramente non lo so, è un periodo un po' strano. Mi scusi solo un momento, torno subito. Sì. Che ci fai qui? Non lo so, mi ha costretta lui. Oh, sei matta. Ma lo sai quanto costa il menù degustazione? Sì, lo so. Mm. Però mi ha invitato lui. Offrire a lui. Mm. Spero. Io non mi fiderei. Vabbè, se no, gli dico che ho dimenticato il portafogli. Oppure, mi lascia il passaporto, no, così no, poi no, magari... No. Se vuoi fargli scoprire che lavori qui, l'idea è perfetta. È vero. Bene, ecco fatto. Ma mi parli di lei. So che studia arte. Che genere di arte le interessa? Un po' tutta l'arte, in generale. Sì, ma che cosa fa? Lavora in un museo, in una galleria, non so. Che c'è? Scusi, vado un attimo in bagno. Come faccio? Come faccio? 30 euro. È tutto quello che ho rimediato. Si è affacciato Pedro in sala. Per poco non mi vedeva. Lo credo. Barranco ha messo la cucina a ferro e fuoco.
Erano tutti convinti che fosse arrivato il re. Me ne vado, se no mi licenziano. Oh. Questo è un mio piccolo omaggio all'Italia e alle sue bellezze. Grazie. È un onore. Allora? Non le piace? No, che... questi vanno cotti per 5 minuti nell'acqua bollente. Mm-hmm. E poi fai finire la cottura nel sugo, così il sapore entra nella pasta. Tu qua. Ah, sì? Aspetti, la faccio parlare con il mio secondo. No, 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 lasci, no. Mi mette in imbarazzo. È solo una ricetta di mia madre. È semplice, semplice. Già, ma questi sono pessimi, no? Insomma, sì. Vabbè. No, 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 no. Non si sacrifichi. Scusi. La cerca il signor Fuentes. Non ci sono. Sì, ma lui è qui. Mi scusi, devo andare, ma non ci disturberanno più. Torno subito, eh? No, 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 guardi, tanto anch'io devo andare, è tardissimo, mi aspettano e... Ah. E tra l'altro non ho neanche con me la carta di credito. Mm. Per il conto. Oh, ma sta scherzando? Lei è mia ospite, non se ne parla. Allora, grazie. Ciao, sì. È tardissimo. Posso rivederla domani? Va bene. Sì? Sì. Dove? Davanti al museo. Alle 8? 8:30. Ah. Ciao. Ehi, aspetti, non conosco nemmeno il suo nome. Delia, mi chiamo Delia. Delia. Ciao, Delia. Fernando. Ma che nome che... Sì? Se cerchi di scappare, ti spacco le gambe. Andiamo. Vieni, sì. Vai. Eccolo qui. Oh, buonasera. Sì, sono riuscito a strapparlo al lavoro. Dobbiamo darle una buona notizia. Sì. Ah, sì? Il tuo viaggio in Giappone è stato anticipato. Ti accompagnerò io, tesoro. Papà ha troppo da fare qui. Vedrai che con me non ti sentirei solo. Ciao! Ciao! Sempre più bella! Grazie! Salga! Allora, dov'è che andiamo? Ah, pazienza! Un attimo di pazienza! Ah. Non penserà che io le sveli così le mie sorprese? Vabbè! È qui che abito. Sì, è qui. Bene. Ci sentiamo magari, Sì. Ok. A presto allora. Sì. E un bacio? Il bacio della buonanotte.
Grazie ancora. Ciao, Ciao. 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 Sei in ritardo, sei sempre in ritardo. No, mi scusi, è che non ho sentito la sveglia. È che ieri sera ho fatto un po' tardi. Sarà stata una serata speciale, ma non ne voglio sapere niente. Parliamo invece di cose più serie. Ma perché secondo lei l'amore non è una cosa seria? È seria a tal punto che sono ben poche le persone serie che ne parlerebbero. Va bene, vediamo che cosa sceglieresti per il menù. C'è un solo modo per verificare la qualità di un prodotto. Assaggiarlo. Ottime materie prime e rapporti umani, è questo che serve in cucina. Un buon cuoco, un bravo chef, cerca sempre di stabilire buoni rapporti con i suoi fornitori. Ma non ne svela mai il nome, se non vuole che altri si impadroniscano dei suoi segreti. Ecco, vedi? Chef Fernando Barranco. Lui farà finta di non vedermi, e io farò finta di non vedere lui. Già. Qualcosa mi dice che ti sei messa nei guai. Non te ne sarai mica innamorata? Io? Sì. Regola numero uno. Mai storie d'amore in cucina. O si rovina l'amore, o si rovina la cucina. Licenziata. Sei licenziata, ti avevo avvisato. Ma se lavoro gratis! Arrivi tutti i giorni in ritardo, tutti i giorni hai una scusa, adesso basta. Sei licenziata. Dai, coraggio, non te la prendere. È uno stronzo. Ehi, queste sono per Ugo. Prendi, prendi, non importa. Ma come? Le ho fatte per te e tu gliele dai? Se sono mie posso darle a chi mi pare, no? Ho deciso. Cosa? Lo invito a cena. Ma chi? A Barranco. Non puoi! Una donna non può invitare un uomo a cena. Così lui penserà che il gioco è fatto e che ormai ti tiene in pugno. No, io invece gli preparo una cena a modo mio. Così gli faccio vedere cosa so fare e poi gli dico tutta la verità. E lui penserà che l'ha imbrogliato, avrà l'impressione che l'hai preso in giro e non ti crederà più. Lo perderai per sempre. Non è detto. Il gioco è rischioso. Ok. Rischio. Di brutto. Bene, nella tappa di Hong Kong dobbiamo cambiare l'apertura del discorso. Invece di questo è l'inizio di una meravigliosa amicizia, possiamo dire di uno scambio di idee. I cinesi sono permalosi in cucina. Sì, scusate. Scambio di idee. Molto meglio, sì. Sì? Dunque, a Hong Kong starete cinesi. Sì, come? Mi raccomando, gli alberghi. Non ti preoccupare. Non è quello il tuo indirizzo? Poi Tokyo, sai? Ah, mi hai detto una bugia. Va bene, dimmi, dimmi. Porterete i bozzetti dei nostri manifesti. Sì, Carrère de Operator. Benissimo, sì. Sai, a che ora? Non mi fido di quello che possono fare quando domani sera. Va bene. Mi pare molto prudente. Sì, sì. Perfetto. A domani. Ciao, ciao. Ha detto che viene a cena! Non puoi farlo venire in questo casino! No! Calma! Calma! Gli ho detto domani. Invece oggi scatta l'operazione cassa contanti. Aspetta. Pronto, mamma? 300 euro? Ti bastano? Ma è una cosa importante? Sì. Te ne mando 500, che problema è? Grazie, mamma. Ti faccio un vaglio telegrafico, tu dammi l'indirizzo. Hai letto il messaggio? C'è il sindaco, a pranzo, con 15 persone. Firma? Che? Ma non hai il bancomat? Non mi basta, firma qui. E che devi comprare? Banca d'Italia?
È un anticipo sugli stipendi, le tredicesime e le ferie non pagate. Ma dove vai? Che fai? Vado a spendere tutti i tuoi soldi. Fermala, fermala, Ricci. Provaci. Ti do un pugno, ti do, guarda. Ma sei impazzita? Giulietta! Sì, sono qui. Giulietta! Guarda, guarda mamma quanti soldi mi ha mandato. Sono molti di più di quelli che avevo chiesto. È un mito, eh? Sì, ma è meglio che li metti da parte. Che stupida. Li vado a nascondere, va, che è meglio. Evelina, stai calma. Papà. Frena l'entusiasmo, per carità, ferma. No, non mi baciare, sporchi tutto di rossetto. Entra. Si può? Sì, sì. Grazie, grazie. Ma che ci fai tu qua? Sono venuta a cercare mia figlia. C'è qualcuno che ha visto mia figlia? Sono io tua figlia. No, non è possibile, perché mia figlia non sarebbe mai scappata di casa per venire qui a Barcellona. Ah, ho capito. Sei venuto qui per farmi una predica? No, sono venuto qui per vedere che faccia oggi mia figlia, perché può darsi che io non la riconosca, capito? Vabbè, ma non mi potevi avvisare almeno, scusa. Ci potevo mandare un telegramma, ma a quale indirizzo? Io questo indirizzo l'ho scoperto leggendo una ricevuta da un vaglia telegrafico. Vabbè, dammi la valigia. No, non ti preoccupare, non ti disturbare. Questa è casa tua? Sì. Qui che c'è una cerimonia religiosa. No, è... L'incenso. No, papà, è che avevo preparato una cena per degli amici e... Dei preti? Dei preti? Dell'incenso? No, papà. Vabbè, senti. Mi vuoi dire perché sei venuto qua? Però mi devi dire la verità. Ah, non ci vuole niente. Allora, primo... Io e te ci dobbiamo spiegare qualche cosa. Vabbè. Secondo... Un attimo. Io devo fare una cosa, papà. Una telefonata. Tu aspettami qua. Fai come se fossi a casa tua. Aspetta, arrivo subito. Facevo una casa così. Sì? Pronto, Fernando. Scusami se ti disturbo. Ti volevo dire che la cena è stata rimandata. Come? Allora non puoi. Certo, la cena è rimandata. Sì, guarda che è successo un casino perché devo partire per l'Italia adesso, subito. È successo tutto all'ultimo minuto. Magari sarà per un'altra volta. Sì, ma un'altra volta non so. È che domani io... Evelina, allora? Guarda, devo scappare. Il taxi mi aspetta. Ci risentiamo, ti richiamo io. Ciao, ciao. Io domani... Parto per il Giappone. Senti, giovanotto, qui bisogna che tu prenda una decisione. Non puoi mica andare avanti così, senza un progetto, senza una data di ritorno, che ne so. Capisco, vuoi fare la chef, ma non c'è bisogno per questo di abbandonare i propri genitori, no? Mi sembra. Ma papà, io non vi ho abbandonati. Per fare la chef c'è bisogno di un forno a legna, una cucina, però queste cose tu già ce l'hai, no? Sì, ma oggi non è più così. Oggi i nuovi cuochi hanno bisogno di viaggiare, di vedere altri mondi, insomma, sono proiettati verso il futuro. Sì, sei i nuovi profeti, sei missionari della pasta e fagioli, Eveli. Tanto tu non capisci niente di queste cose. Ah, di queste cose io non capisco niente. Ah, no?
Allora chi l'ha mandata avanti il ristorante per tutti questi anni? Avanti, sentiamo, chi l'ha mandata avanti? Mamma. Senti, bisogna che noi ci mettiamo d'accordo qui. Parliamo senza alterarci, senza alzare la voce, ma ci mettiamo d'accordo per arrivare a un punto d'incontro. E quale punto d'incontro? Beh, io ho una proposta da fare, un periodo di prova. Un periodo di prova? Sì. Diciamo un anno, va bene, un anno? Sì che va bene, ok, perfetto, ci sto. Oh, e allora vai a fare la valigia, vieni giù da noi in prova per un anno e poi si vedrà. E ma che razza di prova è se torno a casa? E che la prova la vuoi fare qui a Barcellona? Io sono venuto qui per portarti a casa, no? No, tu sei venuto qui per dare ordini, come al solito. Perché tanto tutto quello che faccio io non ti va mai bene. Se cambio qualcosa è una tragedia, tutte le volte. Se mi invento un piatto nuovo, vuoi, per carità, non se ne parla neanche di assaggiarlo, di capire com'è. Perché tanto tu mi calcoli meno di zero. Ma se ti faccio lavorare nella mia trattoria, vuoi che ti metto nell'insegna? Da Marcello, Luisa e Evelina. Pure grosso, lo metto grosso Evelina, eh. Senti papà, vuoi sapere qual è la verità? Che lavorare nella tua trattoria non è la mia massima ambizione. Grazie, sei molto gentile, molto carino. E quale sarebbe la tua massima ambizione? Se mi conoscessi lo sapresti. Io ti voglio conoscere. Buonasera. Buonasera. Sono il papà di Evelina. Buonasera. Buonasera. Papà, loro sono Ciro e Nicola. Vabbè, allora magari ci conosciamo meglio dopo. Sì, noi andiamo. Arrivederci. Papà, senti, ti dovevo chiedere una cosa. Sì. Importante per me. Stanotte tu preferisci. Preferisci andare in albergo oppure... Niente, papà. Dicevo, preferisci andare in albergo oppure vuoi che ti sistemo qui sul divano? No, non vorrei disturbare. Sistemami sul divano. Sì. Evelina. 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 Qui dormono tutti. Ah, senta, vorrei parlare con Evelina, una bella ragazza italiana, lavora lì. No, non lavora qui. Come no? È l'assistente di Barranco, Fernando Barranco. È andata via, ora fa la scuola. La scuola? Sì, sì, la scuola di cucina. Alla scuola. Scusi. Scusi, avrei bisogno di una... Ma che cosa vuol dire? Vuol dire che sono una bugiarda. Vuol dire che faccio la donna delle pulizie. Lavo i pavimenti nella grande scuola di cucina che non mi posso pagare. Che non ho mai fatto l'aiuto dello chef. E che facevo la sguattera nel ristorante dove lavoravo prima, in Gardenia. E mi hanno anche licenziata. Ma che senso ha? Non lo so io. Mi dispiace di avervi raccontato un sacco di bugie. So, tu preferisci stare qui a fare la donna delle pulizie piuttosto che tornare a casa insieme a me. Ma so così terribile come padre. No, è che a volte ti comporti in modo strano. Non mi capisci. Ma è una fissazione, eh. Io capirò quello che c'è da capire. Che devo capire? Che io non sarò mai come te, papà.
Da una parte è pure meglio. E vabbè, visto che ci tieni tanto, te la pagheremo noi questa scuola. Basta ingosta un sacco di soldi, vero? Invece è carissima. E poi tanto lo so perché lo vuoi fare, perché ti faccio pena, non perché credi in me. Se ce la devo fare, ce la devo fare da sola. Evelina. Chef Patrice, lui è mio padre, papà, Chef Patrice. Buongiorno, signore. Molto piacere. Oggi non posso venire alla lezione perché mi è arrivato mio padre e ha scoperto tutto. Hai paura di tuo padre? E che farai quando avrai 300 persone sedute ad aspettare 300 soufflé e scoprirai che il forno è rotto? Con tuo padre a capo tavola. La cucina è il luogo ideale per conoscersi. Si capiscono molte cose da come una persona cucina. Ma me lo spieghi lei che senso ha? Mia figlia lascia l'Italia, lascia la trattoria per venire a Barcellona a fare la donna delle pulizie. Tutto ha un senso, come usano dire i cinesi. Le è mai capitato di chiedersi perché non ci sono donne chef altrettanto famose degli uomini? No, forse perché non ci sono mai state. No, perché noi uomini non ci fidiamo di loro. Mi creda, io ho avuto molti studenti. Sono come i cavalli. Ci sono i cavalli da tiro e i cavalli da corsa. E inoltre ci sono i puro sangue arabi. Sua figlia assomiglia a loro. Lo so. Lei vorrebbe conoscere mia figlia meglio di me? No, ma ho visto in sua figlia qualcosa che lei non ha mai voluto vedere. Sua figlia è un puro sangue. Grazie. Ho parlato con Chef Patrice. E di che? Beh, di tante cose. Vabbè, comunque io adesso torno a casa. Tu hai proprio deciso? Sì, papà, questa volta non ti seguo. Vabbè. Anche perché voglio andare fino in fondo. Signor Bruni, il suo taxi sarà arrivato, non vorrà perdere l'aereo. Grazie, sì, vado. 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 Papà! Mi raccomando, E salutami mamma. Sì, sì. Finito con il pavimento? No, mi mancano 5 minuti, un attimo. Lascia perdere quello straccio, subito. Gli altri sono già in classe, manchi solamente tu. Come? E se vuoi frequentare la scuola, dovrai essere puntuale. Tuo padre ha pagato l'iscrizione. No. E poi ti ha lasciato questa. Ma è la carta di credito. Da usare con moderazione. Estrema moderazione, parole sue. Su, svegliati, andiamo. Sì, solo un attimo. Provo a richiamarlo. Solo un minuto. Sì, promesso. Papà! Ma tu sei matto! Grazie, papà, ti voglio bene. Guarda, ti prometto che appena finisce la scuola torno subito a casa. Sì. Ciao, papà. Pronto? Posso parlare con il signor Fernando Barranco, per favore? Come, scusi? È partito per il Giappone e... dovevo chiamarlo prima. Ho sbagliato tutto. Non capisco perché ho aspettato tanto. Ma di che ti lamenti? Hai ottenuto quello che volevi. Sei entrata alla scuola. Un giorno diventerai chef e poi... e poi guarderai Barranco dall'alto in basso. A me bastava guardarlo, veramente. Le sigarette per Ugo! Scappa! Sommelier.
diploma di chef pâtissier. Nicola Caponi, diploma di comi chef. Ciro Caponi, diploma di comi chef. Evelina Bruni, diploma di chef. Complimenti a tutti e buona fortuna. Allora, Evelina, è fatta? Mamma, papà, ce l'ho fatta! Sì! Ma mamma, ti richiamo più tardi, ok? Ciao! È fatta! Dai. Evelina ce l'ha fatta! Oddio! Come sono contenta! Ehi! Hey. Yuhu! Finalmente abbiamo un vero chef in famiglia! Un cordon bleu! Sì, quello è un puro sangue, dai! Auguri! Auguri, Marcello! Auguri a Marcello! Aspetta, Dai! Alla felicità! Certo che è strano, eh? Adesso che è finito tutto ci dobbiamo separare. Sai che allegria tornare nella pasticceria dei miei fratelli. Immaginati io, quando ritornerò a casa, passata l'euforia del momento, ci saranno di nuovo le solite discussioni, il solito Ricci che farà lo stupido, e poi mio padre che forse qualche volta mi farà cambiare la composizione della macedonia. E voi ragazzi? Noi dovremmo tornare alla pizzeria di papà. Ma per fortuna c'è la terza moglie. Sì, Alina. La russa. Quella ci farebbe ponti d'oro, purché ce ne sta volontari da casa. Vabbè, bravo. Proviamo. Ci stanno le due sorelle portoghesi. Facciamo una stagione di sesso e vino verde. E poi magari un altro stagio. Ciao, non cambierete ciao. Mai voi due, eh? Ciao. 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 Divertitevi. Ciao. Beati loro. Noi invece, da bravi ragazzi, ce ne torniamo a casa. E perché? Ti aspettiamo a mettere su qualcosa per conto nostro. In che senso? Un ristorante. Il nostro ristorante! Non ti piacerebbe? Altro che. Solo che è da un po' di tempo che ho smesso di sognare ad occhi aperti. Ci siamo tutti, no? Chef, pasticcere, sommelier e anche due secondi, Ciro e Nicola. E i soldi? E il locale? Garage? Di chi è? Me l'ha lasciato nonna Delia. Quella era la sua macchina. Allora, che ne pensate? Bello, no? Adesso abbiamo il ristorante. Che cosa? Stai scherzando? Questo è un garage. Che cosa intendi dire con abbiamo un ristorante? Ma scusa, tu sei proprio sicura di voler aprire un ristorante qui dentro? Ma non lo vedi che è perfetto? Fanno ristoranti dappertutto, in terrazza, in soffitta, in cantina. Perché noi non lo possiamo fare in un garage? Bentornato, signor Barranco. Buongiorno. E tu che ci fai qui? Perché in cucina ora c'è un nuovo chef, è stato assunto dal signor Herman. Io sono passato a direttore di sala. Ah, sì? Herman ha assunto un nuovo chef. Perché? Perché tu eri in Giappone. Sei stato via un sacco di tempo. Chi si occupava della cucina? Io? Qui non si prendono decisioni quando non ci sono. Carriera di operador 67, Delia. Bene, ci vediamo dopo. E qui comando io. Era così entusiasta, dovevi sentirla. Solo che... era preoccupata per la tua reazione. Fa bene, eh? Noi avevamo fatto un patto. Finisci la scuola e poi torni a casa. Quanti soldi ti ha chiesto? Neanche un soldo. Ti credo, c'è la carta di credito. Però io gliela blocco, E io faccio sciopero. No, tu non oserai. Saresti capace di farlo? Dice che... è un'occasione unica. Voglio farcela da sola, voglio andare per la mia strada. Ha detto, Ha detto. E tu sei d'accordo con lei, naturalmente? Certo. Quella rovinerà tre famiglie. La nostra, quella dei suoi amici e quella che si deve ancora fare.
Ciao, papà. Dammi un bacio. Sono mesi che non ci vediamo. Com'è andata in Giappone? Il Giappone è stato un successo. Fernando ormai è conosciuto anche dai pesci. Lo chiamano tutti El Barranco. El Barranco sulla tua tavola. E ora dov'è il signore El Barranco? L'ho mandato a casa, a riposare. È venuto qui e ha fatto una scenata perché ho assunto un altro chef. E hai ragione. Come ti sei permesso, scusa? Negli affari non si può essere troppo sensibili. L'unica cosa che conta sono i soldi. I soldi che fai e i soldi che perdi. Ciao. Ciao. Scusami, sto cercando Delia. Chi? Delia. Delia? Sì. Sei pure questo. Ma trovano Delia. È morta. È morta? È morta. È morta. È morta.